Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di un libro che ho finito di leggere da poco, che è un libro, secondo me, uno dei classici che dovreste leggere perché hanno creato un personaggio incredibile. Si tratta del libro di Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Allora, un libro secondo me molto interessante, perché comunque era nel Corriere della Sera, io non l'avevo mai più visto da un bel po'. Questo libro voi sapete, guarda, lo penso che lo sapete benissimo la trama. Però ve la devo un po' consigliare, anche perché è un libro che molti magari non hanno ancora ben chiaro, forse almeno io l'impressione che ho visto io è che e noi abbiamo due parti, quella più razionale, che ovviamente è il signor Jekyll, che Jekyll è la parte, secondo me, anche di curiosità dell'uomo che vuol conoscere, comunque la parte diciamo più razionale, mentre il signor Hyde è la parte più selvaggia del nostro animo, è la parte peggiore anche della nostra cosa. Praticamente sto Hyde ammazza comunque uno che non si fa scrupolo a uccidere, però è la stessa, quello che secondo me vuol far capire almeno l'interpretazione che avevo dato io ai tempi, e la do ancora, che siamo sia il dottor Jekyll e sia il signor Hyde, cioè siamo entrambi, cioè nella nostra anima, nella nostra umanità siamo entrambi, non può esistere l'altro, perché in fondo anche se noi siamo esterni, siamo tutti Jekyll, in realtà nel nostro è siamo Hyde, perché noi daremo sfogo nel caso non ci siano problemi al nostro lato peggiore, o nel caso venissero tolti questi paletti morali, noi saremmo esattamente come Hyde, perché è nella nostra proprio DNA che siamo così, nella nostra cultura, nella preistoria eravamo così, quindi in realtà è un libro secondo me da leggere, non è difficile, non è complesso. Assolutamente, è anche piccolino, io in realtà questo libro è molto sottile, 137 pa 140 pagine più o meno, quindi è un libro, cioè, veramente incredibile, è un libro sicuramente un ritmo molto incalzante, è quella della doppia natura, assolutamente, ma è anche una denuncia all'ipocrisia della società vittoriana, quindi questo è un libro assolutamente anche di protesta da un punto di vista della società dell'epoca, sicuramente. Però queste molte, sono anche, vedete qua in questa versione sono anche delle immagini, delle foto, e sicuramente fanno vedere un laboratorio inglese, poi altre cose, vedete anche qui, vedete un'altra cosa, questo è quello della Repubblica. Sì, no, del Corriere della Sera, dei grandi romanzi del Corriere della Sera, uscì anche Dorian Gray, che secondo me è stupendo come libro, ma anche questo non è male. Quindi vi consiglio ovviamente di reperire questo libro perché secondo me è uno dei più interessanti da leggere. E poi anche per i ragazzi non è malissimo, è abbastanza capibile, cioè basta leggere. Vi do appuntamento al prossimo video, quindi con un altro magari recensione di libri quando li leggerò. Ciao!